Della serie, anche le vecchie lampadine fulminate possono farci divertire il laboratorio. A oggi proviamo un piccolo esperimento, così al volo, con il trasmettitore a scintilla. Perché nel frattempo ci sto sempre lavorando e a quel signorino là. Vabbè. Oggi ci divertiamo con queste. Buongiorno a tutti, mi è venuto in mente di fare un piccolo esperimento con il trasmettitore qui a scintilla, ma utilizzandolo poi per quello che è in realtà un generatore ad alte tensioni, e mi è venuto in mente di vedere cosa succede con una lampadina fulminata se gli applico questa tensione che è di oltre 10.000 volts. Ok, vediamo un po' cosa succede. Ho distanziato ulteriormente le sfere per non far scoccare la scintilla, ma come vedete la scintilla scocca praticamente dalla parte esterna dello zoccolo della lampadina e la sfera. Però anche così facendo, qui nel laboratorio fa un freddo terribile, avviene quello che speravo avvenisse. Diventa una sorta di micro scala di Jacob all'interno della lampadina. Ora avete visto che praticamente lo zoccolo determina lo scoccare della scintilla. Io adesso provo ad isolarlo un po'. Ok, era giusto un giochettino. Stacco. Era giusto così per giocare. In realtà poi ho detto una piccola scala di Jacob, ma non è una vera scala di Jacob, perché l'aria all'interno della lampadina non c'è più, non c'è un gas, non c'è nulla. Quindi non si può creare quell'effetto di ionizzazione che poi porta al fenomeno della scala di Jacob. Comunque ho in mente di prima o poi di cimentarmi nella replica di una scala di Jacob. Devo solo trovare l'opportuno trasformatore. Stay tuned, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti.